Un inverno che costerà caro quello alle porte, le bollette sono già in aumento. Dopo i rincari dell'estate, a ottobre la stangata è stata del 12%. Cattive notizie per le tasche dei consumatori, gas e luce andranno alle stelle e i bassanesi, dopo lo shock subito con l'inizio della guerra in Ucraina, sono preoccupati per i prossimi mesi. Sono stufa di spendere tanti soldi per la luce, per il gas, per il mangiare, per tutto. Per tutte le spese che ci sono, sempre, tutti i giorni, sempre di più. Di far fuori la 14esima o la 13esima nelle bollette, cosa vuol fare? Pazienza, cercheremo di risparmiare. Se continua così, andiamo qua a Candea come una volta. Al Centro Consumatori Italia, che ha sede in municipio Rossano Veneto, bussano alla porta quotidianamente famiglie in difficoltà che non sanno come potranno superare l'inverno. Si presentano delle famiglie con gravi difficoltà proprio a pagare la bolletta, molte persone anche disoccupate che non sanno come fare. La spesa aggiuntiva annuale per le famiglie, se i prezzi rimarranno costanti, sarà di 159 euro. Secondo l'ARERA l'incremento è dovuto alla crescita del costo del metano. Anche i commercianti si chiedono come faranno ad andare avanti se il loro guadagno si fa sempre più risicato. La preoccupazione è tanta perché non si riesce a vedere uno stop ai rincari a livello nazionale, quindi al minimo segno di incremento dei costi ovviamente fa scattare tutta una serie di allerte, perché la paura è quella che di ritrovarci con aumenti dal 300-400% come nelle stagioni passate. E più che gli aumenti, a preoccupare le associazioni che tutelano i consumatori è la fine del mercato tutelato, prevista per il 10 gennaio 2024 per il gas e per il 1 aprile per la corrente elettrica, un cambiamento che riguarderà quasi 10 milioni di italiani. Ci sarà un aumento delle bollette di almeno un 20% secondo noi. Perché? Perché il rischio che i gestori di energia facciano cartello è molto alto, cioè si potranno mettere d'accordo per alzare e tenere comunque un prezzo medio più alto rispetto a quello attuale. Per questo il Centro Consumatori Italia ricorda che gli utenti potranno richiedere un rateizzo o rivolgersi agli assistenti sociali per avere delle sovvenzioni. Il consiglio per chi ha la casa di proprietà è di usare pannelli fotovoltaici e pompe di calore.